Ciao ragazzi, oggi vi porto in studio con Billie Eilish e suo fratello Phineas. In pratica hanno messo Ocean Eyes come traccia demo di Logic Pro nell'ultimo aggiornamento, quindi abbiamo a disposizione il progetto originale. Diciamo originale lo dico in questo modo perché in realtà ci sono degli strumenti che hanno introdotto con l'ultimo aggiornamento, quindi dubito che sia lo stesso pezzo che è uscito, se non sbaglio, tipo 2015, comunque non sicuramente 2 mesi fa. Quindi ne dubito che sia proprio originale, ma sicuramente l'avranno rifatto un po' per adattarsi all'aggiornamento, quindi ai nuovi strumenti disponibili. Quindi adesso andiamo a vedere un po' questo progetto. Quando aprite Logic, probabilmente vi spunterà una roba del genere che vi dice di scegliere il vostro progetto. Quindi avete tipo queste opzioni: nuovi progetti, progetti recenti. Questa è la nuova griglia, diciamo, con la versione stile Ableton di Logic, quella con i loop, che vi dà qualche punto di partenza. Poi ci sono questi tutorial, appunto. E poi c'è la sezione Demo Projects, che in questo caso, con questo aggiornamento, è quella di Billie Eilish, appunto. Non è del 2015 il pezzo, ma è del 2016. Quindi vale comunque il discorso che non può esserci il nuovo sampler perché è uscito adesso, quindi nel 2016 in realtà non ce l'avevano. Quindi si trova qua il progetto se avete il nuovo Logic. Potete andarlo a spulciare anche voi stessi. Andiamolo ad aprire. Esatto, ci troviamo questo qua. Mi piace un sacco il colore che hanno usato. Sono riusciti a fare questa cosa strafiga col colore che cambia. Cioè, bellissimo. Oggi non parleremo delle voci, ne parliamo poi in un altro video a parte, quindi le possiamo anche mutare in realtà. Andiamo a vedere gli strumenti usati. Abbiamo le voci, che nel ritornello sono con un vocal stack con 1, 2, 3, 4, 5 vocal layer. E poi abbiamo ovviamente una delle parti principali che è questa, il coro con 12 voci praticamente, dove succede questo. Che è, diciamo, comunque la parte introduttiva della canzone che si ripete per tutto il brano, quindi la parte fondamentale, che è supportata da questo pad. È un semplice synth di Logic in realtà, cioè nulla di super speciale, ma funziona da Dio. È interessante questo equalizzatore perché sicuramente va a combinarsi con l'equalizzatore del coro, infatti. Non tanto, pensavo un po' di più. Andiamo a sentire la differenza. E non solo, perché c'è anche un po' di reverbero, quindi togliamo tutto e sentiamo il synth senza effetti. Poi a livello di tastiera abbiamo questo custom soft piano, che è stato fatto con il nuovo sampler, quindi questo è uno dei pianoforti, cioè uno degli strumenti cioè, che non poteva esistere nel 2016 perché questo aggeggino qua non esisteva su Logic. E questo pianoforte è molto interessante, me lo sono salvato come suono perché è davvero carino. Secondo me nel disco hanno usato un pianoforte vero e qui hanno cercato un po' di emularlo. Tra l'altro con gran successo perché è davvero una figata. Questo pianoforte è molto scuro, vedete qua anche dall'equalizzatore che è stato fatto un bel filtro. Qui il compressore fa più un lavoro di gain che di compressione vera e propria. Vedete infatti qua non si muove, però il gain comunque dà 5 dB in più che si sentono e fanno la differenza. Poi c'è questo beat crusher che serve sicuramente per dare un po', di feeling reale. Questo è molto carino. Un po' come se fosse registrato dal vivo, ecco. Questo è un gain, semplicemente per alzare un po' il volume.
Anche se non capisco perché mettere un gain a più 7 e poi bastare tirare giù il volume a meno 18 del fader, però avrà ragione lui. Tutto questo va in un bus 4 con un reverbero e in un bus 2 che ha un altro reverbero. Togliendo il reverbero, vediamo. Togliamo tutto, anzi. Cosa. Sì, un'altra cosa totalmente. Poi a livello di synth abbiamo questo preset, suppongo. Sì, del retro synth che fa delle notine semplici. Molto arioso, molto stile flauto. C'è un sacco di noise. Non sono molto esperto di questo synth, a dirvi la verità, perché non uso mai synth di Logic. Quindi è molto curioso andarci a studiare poi. Comunque fa semplicemente questa cosa. Eh sì, è più una questione di colore anche l'aggiunta degli effetti e soprattutto per il mixaggio di dargli un po' di spazio sugli alti dove trova più spazio sicuramente nel mix. E di contro abbiamo in battere invece questo synth. Anche questo infatti vedete che ha il suo spazio negli alti per non dar fastidio agli altri strumenti. Insieme. Esatto, questi sono fatti per essere incastrati insieme. Andiamo a ascoltare le tastiere che abbiamo appena sentito. Molto carino. Poi c'è questo string vox, anche questo è di Alchemy. Anche qua abbiamo nell'EQ per il mix per dare un po' di intelligibilità, che fa una mononota, credo. Esatto. Tutta pannata verso sinistra. Anche c'è un altro synth retro. Wow, questo ha un sacco di effetti. Questo è tutto pannato verso destra e fa la stessa identica cosa dello string vox. Abbiamo un chorus, abbiamo una fase. Wow, fighissimo questo, non lo conoscevo. Anche qui gli effetti sono un po' per dar colore, più che per modificare tanto il suono. Anche perché in un synth comunque i suoni li modifichi all'interno, poi gli effetti che metti all'esterno di solito sono sempre appunto reverberi, delay o qualcosa che comunque serve per dare un po' di sostanza in più. E questa è la sessione delle tastiere, cioè è finita. Sentiamola tutta. Che in realtà c'è anche il basso, perché il basso fa parte delle tastiere, dato che è un synth. Ed è semplicemente un Alchemy Deep Sub Bass. Secondo me non ci ha fatto nulla, andiamo a vedere. Infatti non è stato minimamente toccato, se non con un equalizzatore, appunto anche lì per dare sempre per una questione di mix. In questo caso va ad enfatizzare il secondo armonico, quindi non l'armonico principale, ma il secondo armonico. Che se non sapete cos'è un armonico, non possiamo stare qua a spiegarlo perché è una roba lunga. Poi c'è anche questo tube EQ, che serve per dare un po' di colore, un po' di grinta, perché questo è tipo un equalizzatore vintage fondamentalmente, che dà un po' di drive. E poi il compressore. Un attacco
più veloce. Poi abbiamo la sezione delle percussioni, che svolge un ruolo abbastanza presente sin dal primo verso. Anche queste sono fanno parte del sampler, quindi nel nuovo plugin che hanno inserito. Semplicemente African Kit, cioè un preset. Anche qui con un po' di reverbero, un bel po' di reverbero, abbastanza reverbero. Esatto, è un equalizzatore per togliere le frequenze che danno fastidio nel mix. Poi abbiamo il clap. Anche questo è il nuovo sampler, si chiama Quick Sampler ed è molto molto simile a quello di Ableton. Del clap è interessante, oltre a qualche inviluppo come questo, ma soprattutto interessante il lavoro che hanno fatto sul finale con il Direction Mixer, che è stato pannato tutto verso tipo dietro di noi fondamentalmente. E poi è stato messo questo delay tutto sul left, quindi sul, in realtà sul right non c'è niente, però questo delay sul left fa sì che si crei come se fossero due clap che suonano contemporaneamente, quindi come se due persone fanno questo. Infatti sentite. Tolgo. Eccolo qua. Sentite che così è molto più secco. Sentite le due? Così è come se fossero due persone che fanno il clap. Ovviamente qui invece non è una questione solo di mix, l'equalizzazione, ma è una questione proprio di scelta del suono, del clap. Che va a enfatizzarsi molto 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 sugli alti. Probabilmente anche per comunque amalgamarsi con il resto della batteria. Invece questa Modern Machines non è altro che una kick e uno snare con il nuovo, che è un po' scopiazzato dal drum rack di Ableton. Molto figa la sezione dei filtri, un po' meno il fatto che non puoi fare drag and drop coi sample e duplicarli, né se premi option né control né command né nulla. Quindi questa è una piccola pecca rispetto al drum rack di Ableton. Però è figa questa sezione effetti inclusa. Che poi abbiamo questa kick che è dell'Ultra Beat. E questo snare che invece è questo sample qui su Quick Sampler. Questi suonano così. Fondamentalmente che qui c'è ovviamente una valanga di reverbero. Poi abbiamo limiter, delay, tubi EQ sempre per dare un po' di saturazione, questa pedalboard che in realtà è spenta perché i pedali sono spenti, beat crusher che era già spento, compressore ed equalizzazione che ovviamente enfatizza cassa e le frequenze alte di questo rullante. Il limiter serve per togliere questo clip che c'è qui di 5 dB. Questo è tutto quello che fanno, fondamentalmente come l'African Kit, quindi vanno all'unisono. L'ultimo strumento di questo kit di percussioni è questo Fizzy Beat, che è composto da sample Ultra Beat. E credo sia un preset, sapete? Sì, infatti è un preset. A cui è stato aggiunto questa equalizzazione, questo compressore leggerissimo con 4 dB di threshold, una ratio a 2, quindi molto molto leggero, attacco 50, il rilascio lentissimo, e questo limiter con un gain a più 9 per aumentare anche lì il volume. Ed è composto da questa kick che non fa nulla, di questo preset lavorano le percussioni con un'automazione che va a togliere un po' di coda,
E poi questo hi-hat, che in realtà è la parte più interessante rispetto alle percussioni, che comunque sì, sono un po' trattate, ovviamente c'è il reverbero, c'è questo compressore abbastanza spinto, abbiamo anche una pedalboard con un delay, ma è fighissimo questo effetto che è dato da due autofiltro. In realtà l'hi-hat sarebbe così. Poi loro usano un distorsore di fase, un gain per alzare il volume, questo tape delay che in realtà non sento nessun effetto perché ha il weight a zero, e un primo autofiltro con un preset wah-wah e poi un preset autopan fondamentalmente, che te lo fa girare attorno alla testa. Questa è una delle parti più fighe delle percussioni, sentiamole tutte insieme. Quindi nulla, questo è l'arrangiamento di Ocean Eyes. Nel prossimo video vedremo invece come ha trattato le voci, come hanno arrangiato i cori e come hanno arrangiato l'effettistica. Bene ragazzi, se siete arrivati fin qui vuol dire che questo mondo vi interessa parecchio, quindi io vi suggerisco di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi contenuti, perché di questa roba ce ne sarà parecchia. Quindi iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!